Il tema della sostenibilità non è un tema di quelli che vanno di moda e passano velocemente. È un tema che non passerà mai di moda, perché da questo momento, da un po' di tempo a questa parte e poi in futuro, il tema della sostenibilità sarà il tema chiave, il tema centrale di tutto, perché non possiamo più pensare di utilizzare tutto quello che c'è qui in questo mondo, in questo pianeta, senza pensare se ce ne sarà poi ancora per quelli che verranno dopo. Se la posso mettere nell'estremo, il fare, il produrre, il costruire è di per sé una cosa antisostenibile. Perché qualsiasi cosa che facciamo, che costruiamo, inevitabilmente consumiamo risorse, inevitabilmente consumiamo energie, inevitabilmente andiamo a fare qualche cosa che consuma. Però da quell'altra parte è altrettanto vero il resto, cioè che l'uomo potrà sopravvivere solamente se si evolve, se continuerà a sperimentare, a utilizzare al meglio la tecnologia che c'è e a inventare nuove tecnologie. Quindi che la prima cosa da fare è rendersi consci e consapevoli che quando, come architetti, come designer, disegniamo le case, gli oggetti, i prodotti, non disegniamo solamente le case, i prodotti, non disegniamo solamente gli spazi, non disegniamo la composizione formale dei volumi o scegliamo le materie per renderli in armonia con le materie vicine o i colori per rendere l'insieme più colorato. Ecco, facciamo anche questo, ma soprattutto disegniamo i comportamenti delle persone. E il mondo si evolverà sempre di più per interconnessioni disciplinari, che sempre di più le incomprensioni che ci sono tra mondi disciplinari diventeranno risorse straordinarie per capire cose che prima non si capivano, e che gli imprevisti di questi meccanismi sospingeranno la creatività e daranno occasione a chi è capace di reagire alle sorprese di inventare cose nuove. Della nuova forma mentis che ci dobbiamo costruire come architetti, come progettisti, ma anche come uomini attivi in tutti gli altri campi della realtà di oggi, che ci facciano capire che o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, perché l'estinzione è una cosa cattiva, eh? L'estinzione estingue. Devi in qualche maniera essere orgoglioso di qualche cosa che ti rappresenta. Mi ha fatto capire anche il ruolo dell'architettura, che non è solamente far funzionare le cose, sì farle funzionare, ma farle funzionare, come ben dicevi, emotivamente. Una cosa sempre. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto ha bisogno di un opposto, tutto ha bisogno di un contraddittorio. Forse opposto e contraddittorio non sono le parole giuste, perché quando parlavamo adesso di razionalità e emotività, non è che uno sia opposto a quell'altro, ma le cose stanno insieme. Ho raccontato questa storia a un sovietico. Il fatto che ci sono degli squilibri proprio di demografici che fanno sì che tante cose che ci impegniamo tanto a risolvere in certe parti del mondo non sono risolvibili in altre, non c'è niente da fare, non sono risolvibili. Quindi non dobbiamo pensare in termini di categorizzazioni fisse, ma di flussi tra categorie, di flussi tra funzioni, di flussi tra relazioni di persone. Ed è quello che...